Hume, David Hume. L'esperienza confuta la causalità, il principio di causa ed effetto. David Hume, quasi coetaneo, quasi perfettamente coetaneo di Rousseau, nasce in Scozia, ad Edimburgo, scozzese, britannico scozzese, nel 1711. Ha una vita tutto sommato tranquillissima, più volte cerca di ottenere una cattedra universitaria, ma viene sempre rifiutato perché, per le sue idee antitradizionali, per le sue idee innovative, considerate addirittura blasfeme, e quindi sopravvive facendo il precettore, il bibliotecario, e in parte anche con i diritti d'autore dei suoi libri. Il riferimento più importante a livello delle sue opere è il Trattato sulla natura umana, pubblicato nel 1739. È a tutti gli effetti anche lui un illuminista, ecco, appunto, da questo punto di vista, vi dicevo, coetaneo di Rousseau, ma anche, a parte che Hume stesso si recò diverse volte in Francia, a Parigi, entrò in contatto diretto con gli illuministi francesi, Voltaire, addirittura strinse una effimera amicizia con Rousseau. Quando Rousseau si trovò in difficoltà economiche, lo invitò a casa sua per alcune settimane, ma Rousseau aveva un caratteraccio per cui subito litigò con lui e se ne andò, se ne tornò in Francia. Ecco, questo forse dal punto di vista biografico è l'episodio più avventuroso, più avvincente della vita di Hume, completamente diversa da quella di Rousseau, perché Rousseau era appunto un avventuriero vagabondo, mentre Hume era proprio uno stanziale pacato, pacifico. Ok, muore due anni prima di Rousseau, in una data storicamente importante, 1776. Non c'è bisogno che vi dica perché è storicamente importante. Ok, ma veniamo al sodo. Allora, David Hume si inserisce pienamente, anzi nuota pienamente nella corrente britannica razional empirista, quindi il suo principio fondamentale di partenza è lo stesso di Locke, lo stesso di Hobbes, ma anche di Berkeley, ovvero non c'è nulla nella nostra mente che non provenga dal di fuori della nostra mente, cioè nessuna conoscenza innata, tutte le nostre conoscenze derivano dall'esperienza sensibile, derivano dalle sensazioni, che lui chiama impressioni, proprio per sottolineare il fatto che si impongono e marchiano la nostra mente, impressionano la nostra mente, come poi si sarebbe scoperto alla luce delle lastre fotografiche, no? Bene, immediatamente però le impressioni, non appena appunto si imprimono sulla nostra mente, si trasformano in idee, cioè in contenuti mentali, e come poi vedremo meglio, noi quindi conosciamo sempre
qualcosa che ha un'origine esterna, ma che è presente unicamente all'interno della nostra mente. Non c'è non conosciamo le impressioni grezze, noi conosciamo già le impressioni trasformate in idee, cioè i nostri contenuti mentali. La nostra conoscenza comunque è del tutto intramentale. Non abbiamo la possibilità di un periscopio che esca dalla nostra mente sommergibile. Possiamo vedere soltanto all'interno della nostra mente. Bene. Da questo assunto fondamentale, da questo principio fondamentale della tradizione razionale empirista britannica, Hume deduce rigorosamente delle conseguenze dirompenti rispetto alla sua, a quella tradizione. Innanzitutto, allora, dirompenti perché? Perché confuta il principio di causa ed effetto, il principio della res extensa e il principio della res cogitans. Quindi confuta l'esistenza reale del rapporto di causa effetto, l'esistenza di una realtà fisica, l'esistenza di una realtà mentale. Vediamo come e perché, a cominciare dalla confutazione della causalità, del principio di causa ed effetto. Allora, cerco di utilizzare un effetto speciale, una causa effetto speciale. Allora, i miei occhiali, quindi adesso faccio un esperimento. Allora, la confutazione di Hume consiste nel invitarci ad osservare un caso di relazione causa-effetto, ok? E di giudicare, in base a un'attenta osservazione, che cosa effettivamente osserviamo, di cosa effettivamente realmente facciamo esperienza, eliminando tutti i nostri possibili pregiudizi. Quindi, per il momento sospendete e osservate bene, se no osservate bene quello che accade. Allora, no! L'esperimento è stato molto pericoloso. Beh, ma così è stato abbastanza, è stato più vivace. Allora, che cosa abbiamo osservato? Che cosa abbiamo veramente, di cosa abbiamo, ricordiamoci che il presupposto è che ogni nostra idea, quindi anche l'idea di causalità, deriva da un'impressione, quindi da un'esperienza, da ciò che c'è nell'esperienza sensibile. Bene, allora cosa avete osservato? Cosa abbiamo osservato? Voce? Il cancellino? Sì. Sì, infatti è intriso di gesso, ma quello è il meno. Allora, però più esattamente, come ha fatto il cancellino a colpire gli occhiali? Spostandosi. Quindi abbiamo sicuramente visto uno spostamento. Abbiamo visto uno spostamento. Cioè, no, anzi, uno solo? Due. Adesso lasciamo perdere la mia mano, facciamo finta. Abbiamo visto due spostamenti. Lo spostamento da qua a qua del cancellino e lo spostamento da qua addirittura degli occhiali, ok?
quindi un cambiamento di luogo, due cambiamenti di luogo, due dislocazioni. Poi però c'è anche un'altra, è più difficile quest'altra. Il contatto, d'accordo, sì. Ma anche per, no, abbiamo detto due spostamenti. C'è il bambino che si ferma, gli occhi. E quindi questi due spostamenti che ordine hanno? Uno primo, uno dopo. Brava. Quindi abbiamo visto due spostamenti in un ordine temporale, in una successione temporale, in un prima e in un dopo. Quindi abbiamo visto due qui là, da qui a là, meglio, due da qui a là, prima l'uno, poi l'altro. Abbiamo visto il contatto, ma abbiamo visto qualcos'altro che giustifichi, adesso vi devo ricordare qual è la formulazione forse più chiara del principio di causalità, di causa ed effetto, quella elaborata da Galileo, ripetuta da Newton. Alle stesse cause corrispondono sempre e unicamente, univocamente, gli stessi effetti. Alle stesse cause corrispondono sempre gli stessi effetti, il che vuol dire che rifacendo lo stesso esperimento nello stesso modo, il risultato deve essere sempre identico. Cioè, i rapporti di causa ed effetto sono universali, necessari e quindi possono trasformarsi in leggi. E quindi sono leggi. La legge di gravità fa sì che tutti i corpi si muovano nello stesso modo, sempre, comunque, dovunque, nel senso, no, non nel senso dell'apparenza, ma nel senso, per esempio, dell'accelerazione, della caduta. È chiaro questo? Allora, la domanda di Hume è: noi abbiamo visto qualcosa che veramente fondi questo principio? Abbiamo visto questo principio? Secondo lui non l'abbiamo visto. Qualcuno potrebbe dire, chi ha detto prima contatto, beh, ma il contatto è un contatto singolare, non è un contatto universale. Noi non abbiamo visto un contatto universale, abbiamo visto un contatto qui e ora di questo cancellino con quegli occhiali, su questo banco. In altre parole, se veramente la causalità, il principio di causalità, fosse reale, fosse nelle cose, fosse nella natura, fosse una proprietà dei fenomeni naturali, noi avremmo dovuto osservare una sorta di filo che unisce, nel nostro esempio, il cancellino e gli occhiali in modo permanente, in modo stabile. Questa sorta di filo, tra virgolette, ovviamente farebbe sì che, rifacendo lo stesso esperimento, chiaramente si avrebbe lo stesso effetto. Ma questo filo, fuori di metafora, questo legame necessario, questo vincolo permanente e stabile, secondo Hume noi non lo vediamo, perché non c'è, non lo possiamo vedere. Nella nostra esperienza non c'è nulla che attesti che nelle cose e tra le cose vi sono vincoli stabili, permanenti, univoci e quindi necessari. Non ci sono questi fili
che uniscono, legano in modo stabile, permanente. È chiaro questo? Dunque, il principio di causalità si basa su una fallacia. La fallacia, secondo Hume, post hoc propter hoc, è una delle fallacie che abbiamo nel nostro elenco delle fallacie. Più precisamente, Hume scrive che la credenza nell'esistenza effettiva del rapporto di causa-effetto si basa sulla trasformazione di un hoc post hoc in hoc propter hoc. Noi abbiamo visto solo un hoc post hoc, questo fatto dopo quell'altro fatto, e invece lo trasformiamo in modo fallace, lo trasformiamo in un questo a causa di questo, propter a causa. Possiamo aver ascoltato un gallo, il canto di un gallo, poco dopo è sorto il sole e quindi il gallo ha fatto sorgere il sole. E diventa il gallo ha fatto sorgere il sole. Allora, se questo è chiaro, Hume aggiunge una riprova. Ovvero ci invita a immaginare Adamo appena creato, girovaga per l'Eden, c'è un fuoco, anzi no, lui dice un'acqua, ma col fuoco c'è un lago, un laghetto, lui si tuffa e la sott'acqua soffoca. Certo, non poteva sapere. Non aveva avuto alcuna esperienza dell'acqua, dei tuffi nell'acqua, quindi. Ma anche la volta successiva fa la stessa cosa, nonostante la prima esperienza. E lo stesso lo fa e lo rifà per 4, 5, 6 volte, 7 volte, dipende. Il che attesta appunto che non esiste nessun legame necessario tra il suo andare sott'acqua e il suo soffocare, il suo annegare. Certo, certo, dice Hume. Capite perché? Perché se esistesse, se non altro già la seconda volta avrebbe imparato a nuotare, avrebbe evitato di tuffarsi sott'acqua, ok? E invece secondo Hume, la seconda, la terza, la quarta volta, eccetera, certo a un certo punto dice no, meglio che impari a nuotare, no? Voi direte, ma come ha fatto a non negare prima? C'era Eva che lo ha aiutato, no? Allora, Eva ha tirato fuori da là. Anche Hume comunque ammette che alla lunga Adamo capisce che buttarsi nel laghetto senza saper nuotare significa rischiare di morire soffocato, rischiare di annegare. Ma perché lo capisce? Per abitudine, soltanto per abitudine.
è una credenza che si basa sull'abitudine, perché dopo 6-7 volte si abitua a congiungere il tuffo nell'acqua e il soffocamento. Dunque, il rapporto di causa-effetto è una credenza, non è una verità, è una credenza. Una credenza basata sull'abitudine, cioè su una nostra disposizione psicologica, sul nostro istinto. È un nostro istinto l'abituarci, no? Una sorta di automatismo che si ingenera in noi, data la costituzione della nostra psiche. Per cui quando appunto, per esempio, ci abituiamo a lavarci i denti prima di andare a letto, diventa una cosa automatica e sembra che sia una nostra proprietà naturale. No, è semplicemente un'abitudine. Non siamo nati con la capacità o con la proprietà di lavarci i denti prima di andare a letto. L'abbiamo acquisita per abitudine. E nello stesso modo acquisiamo per abitudine, o qualcuno non l'ha acquisita per abitudine. Acquisiamo con l'abitudine anche la credenza nell'esistenza del principio di causa ed effetto. Ok, e qui ci siamo, credo. È chiaro? Poi vedremo le conseguenze dal punto di vista epistemologico. Ma dicevo, vi ho già preannunciato che a questa prima confutazione Hume fa seguire altre due micidiali confutazioni relative sia alla res extensa sia alla res cogitans. La prima delle due, ovvero la tesi secondo cui esiste un mondo fisico, un mondo di corpi fisici esterni alla nostra mente, fuori dalla nostra mente. Secondo Hume, noi possiamo essere certi, in questo assomiglia un po' a Berkeley, siamo sicuramente certi di ricevere delle impressioni, di ricevere degli impulsi, ma appunto, come vi dicevo prima, non possiamo guardare fuori dalla nostra mente, quindi non possiamo sapere cosa ci sia veramente fuori della nostra mente, veramente. Non solo, come aveva sostenuto Locke, non possiamo sapere quale sia la sua natura, ma non possiamo nemmeno sapere se veramente esista, se ci sia veramente. Non siamo autorizzati perché non ne abbiamo alcuna esperienza, appunto dobbiamo... Hume è un empirista rigoroso. Se ci atteniamo in maniera coerente e rigorosa al principio empiristico, non possiamo sostenere né che c'è una realtà fisica o di qualsiasi altro genere fuori di noi, né che non c'è. Dobbiamo astenerci da qualsiasi giudizio al riguardo. Secondo, invece, res cogitans, non siamo sicuri che esista una realtà esterna, fisica, almeno siamo sicuri che esista una res cogitans, uno dice. Certo, fuori dalla nostra mente non possiamo uscire, no, non abbiamo il periscopio, la nostra mente è come un sommergibile senza periscopio.
però dentro la nostra mente possiamo vedere tutto. E Jung dice, certo, possiamo vedere tutto. Allora guardiamo attentamente, anche qui ripete l'invito a osservare, in questo caso è un'osservazione introspettiva, intramentale. Prima dovevamo osservare un evento esterno, adesso invece i nostri eventi interni. E la domanda è, osservando i nostri processi mentali, che cosa ci troviamo? Che cosa effettivamente ci troviamo? Ci troviamo ciò che chiamiamo res cogitans, ovvero un io stabile e permanente, per cui, no? Ricordate Descartes, cogito sum. Sum sono una cosa stabile, permanente, una res cogitans, io, il mio io. Ci siete? Allora, provate a fare questa prova. Provate a auscultare l'interno della vostra mente, il vostro pensiero. Allora, l'interno della mente è il pensiero. Se vi chiedessi che cos'è il pensiero, che cosa direste? Com'è il pensiero? Come si presenta il pensiero? Quando pensate, cosa pensate? Delle immagini, per esempio? Solo delle immagini? Sì, delle emozioni, diciamo più delle emozioni. Quindi l'immagine può essere un'immagine, non so, di una pizza, magari connessa alla fame, magari perché hai fame in qualche maniera. E basta? Nel senso, basta, sei ferma lì, tu solo la pizza la fanno. Beh, no, cioè, voglio dire, è stabile o... Cambia continuamente, l'hai detto. È vero o no che cambiano continuamente? Chiamiamo immagini anche non solo visive, ma anche auditive, anche tattili, no? Appunto, sempre connesse a degli stati d'animo, a dei sentimenti, a delle emozioni. L'immagine di una persona cara, quindi con il sentimento, no, dell'affetto, con un sentimento amorevole, invece di una persona antipatica, con una sorta invece di così di disgusto, no? Però, oppure anche un'operazione matematica, anche una moltiplicazione, oppure, non so, appunto, su cosa avete fatto il compito di storia dell'arte? Romanticismo. Su qualche opera d'arte. Ma tutto questo cambia. Il pensiero, sostiene Jung, se noi lo osserviamo bene, ci si presenta come un flusso continuo, rapidissimo, che incessantemente muta, cambia. E lui paragona questo flusso a un'azione, a un dramma, a un'azione teatrale. Tipo, cosa andate a vedere domani? Non ho capito. Anima fa. Ok. Comunque andate. Allora, ecco, è come una rappresentazione teatrale in cui le azioni si susseguono freneticamente, i personaggi si alternano continuamente, cambiano le battute. Bene, ma cos'è che però non c'è rispetto a uno spettacolo teatrale? Non c'è
non c'è il palcoscenico, non c'è il tendone, non ci sono le quinte, non c'è il teatro, l'edificio, il teatro inteso come edificio, c'è solo il teatro inteso come spettacolo, ma non c'è il teatro. Sapete che in Italia ci sono i teatri stabili, no? Lo stabile di... perché non c'è nulla di... lo stabile di Genova, l'avete mai sentito? Teatro stabile, insomma. Perché non c'è nulla di stabile. Dunque non può esserci l'io. La res cogitans è ciò che chiamiamo al tempo stesso io, il nostro io, ovvero una sorta di... sostiene Hume, una sorta di... contenitore, noi pensiamo, sto pensando la pizza, l'immagine della pizza, sono all'interno del mio io, la mia mente è il mio io, quindi il mio io è il contenitore della pizza, della sensazione di fame, piuttosto che invece di, cosa avevamo detto, di un volto amico che suscita affetto, o di 6x6, 36. Ma questo contenitore non lo vediamo. Perché non c'è nulla di stabile, non c'è una struttura stabile. Anche questa è una credenza. Anche, quindi, sia la tesi che esiste una realtà fisica esterna stabile permanente, sia la tesi che esiste una realtà interna, l'io, la res cogita, stabile permanente, entrambe queste tesi non sono verità razionali, sono credenze in un certo senso irrazionali perché sono arrazionali, non si basano sulla ragione, si basano sull'abitudine, sulla forza dell'abitudine, su un istinto psicologico, su un'attitudine psicologica. Ci abituiamo a credere che esiste un mondo fisico esterno, ci abituiamo a credere che esista un io, una struttura stabile. Bene, è una cattiva abitudine? No, sostiene Hume, è una buona abitudine, purché non ci inganniamo, purché non crediamo sia una verità razionale. È una buona abitudine perché tutto sommato praticamente funziona. A livello razionale, rigorosamente razionale, è possibile che domani il sole non sorga. Nulla lo vieta. Domani potrebbe anche non sorgere il sole. Però noi siamo abituati a pensare che ogni giorno sorgerà il sole. Quindi crediamo che sicuramente domani sorgerà il sole. E va bene perché è una credenza utile. Però questo significa, ecco la conseguenza ultima a livello epistemologico, questo significa che la scienza non produce certezze, la scienza, le leggi che la scienza può e deve individuare a partire dalla legge di gravità non devono essere considerate assolutamente certe. Non sono universali necessarie, sono particolari e probabili. Perché è importante saperlo? Perché dobbiamo sempre considerare la probabilità, ancorché minima, che qualcosa avvenga in modo difforme da quanto ci aspettiamo in base alle leggi della natura, cioè che ci siano delle anomalie. E quindi dobbiamo, siccome la scienza prevede per prevenire,
No, in soldoni possiamo dire che per Hume la consapevolezza che le leggi scientifiche non sono vere al 100% ci induce ad avere sempre un piano B, no? Certo, a dare, diciamo, a basarci innanzitutto, soprattutto sul piano A, ma avere sempre un piano di riserva, tenere sempre conto della possibilità che ci sia qualcosa di difforme e quindi essere pronti a fare i conti anche con questa difformità. E invece anche oggi la campanella ha suonato l'intervallo, ma non era detto, quindi pensate che fortuna, c'è andata bene.